Piacentini entusiasti per la restaurata chiesa trecentesca del Carmine, gioiello architettonico restituito alla città, ospiterà uno spazio polifunzionale vocato all'innovazione. Italia Nostra ribadisce le critiche al suo palco. La stretta di mano tra i presidenti Ferrari e Toscani celebra l'apertura della breccia nel muro che separava Ricci Oddi e Palazzo ex Enel. Per la galleria stanziati dal comune oltre 500.000 per l'impianto di climatizzazione. Bilancio dell'attività del 2019 per la provincia. Attualmente sono in corso cantieri per 27 milioni di euro tra viabilità ed edilizia scolastica. Per le scuole, frequentate da 12.200 studenti, sono previsti cantieri per 15 milioni di euro. Dalla Serie A alle giovanili, il 2019 ha visto l'emissione di ben 22 DASPO a carico di altrettanti piacentini e tutti riferiti alle partite di calcio. Nel 2018 ci fu un solo caso. La Serie C non arretra e conferma lo sciopero per il prossimo fine settimana. Niente sfida interna contro l'Arzignano per il Piacenza. In servizio nel TGL Sport assieme a pallavolo e box.